Dopo la vittoria di Nereto, il Fano riceve al Mancini il Fiuggi, quarta forza del girone, con l'obiettivo di ricostruire un'identità e una continuità di risultati con la nuova gestione tecnica di mister Raimondo Catalano, la quarta in pochi mesi di campionato. I laziali, dopo una partenza bruciante e 6 vittorie nelle prime 7 partite, vivono un momento di profonda crisi. Le sconfitte con Porto d'Ascoli e Vastese e il pari nel recupero sul campo del Castelnuovo Vomano hanno consacrato la fuga di Recanatese e Trastevere, relegando la squadra di Romondini a 7 lunghezze dalla testa della classifica. Le problematiche extracalcistiche e le fresche dimissioni del DS Manfra alzano ulteriormente il livello di tensione, causando un pesante stravolgimento dell'organico che solo poche settimane fa sembrava fortemente attrezzato per il salto in Lega Pro. I Granata presentano i 2 nuovi acquisti Carcalis e Varriale, che si accomodano in panchina. 4-3-3 invece di partenza per il Fiuggi. Dirige Kovacevic della sezione di Arco Riva. Dopo appena 1 minuto, Licaxio da limite chiama il portiere secco al primo intervento della partita. Promettente l'avvio dei fanesi. Buona gestione del possesso e circolazione di palla e un pressing energico che rende la vita difficile agli avversari. Al 7° traiettoria velenosa disegnata da Tortori, secco blocca in presa sicura. Al 10° Casola lavora bene il pallone in posizione decentrata, appoggio arretrato per Tortori che scarica una conclusione senza troppa potenza. Al 15° Fano pericoloso su corner dalla sinistra, il pallone attraversa lo specchio della porta senza però incontrare deviazioni. La squadra di Catalano rafforza la supremazia territoriale. Il Fiuggi si chiude nell'ultimo terzo difensivo. Al 18° Tortori di prepotenza cerca la via della rete ma guadagna soltanto un tiro dalla bandierina. Il gol è comunque nell'area. Al 20° sempre Tortori converge e infila secco sul primo palo con un chirurgico rasoterra. 1-0 Alma a coronamento del dominio Granata in questo primo scorcio di gara. Al 25° il Fano insiste e raddoppia, prima conclusione di Casolla deviata da secco, Tortori in scivolata ribadisce nella porta sguarnita. 2-0 per il Fano, al 27° anche il Fiuggi dà cenni di vitalità, su angolo dalla destra la retroguardia di casa si mostra un pizzico superficiale nella respinta, ma i termali non ne approfittano appieno. Al 29° Antezza da fuori cerca il tris, secco non si fa sorprendere. I marchigiani rifiatano senza però correre pericoli. Al 42° si torna alla conclusione con il solito Tortori, il pallone però esce lateralmente. Squadre al riposo sul 2-0. Nella ripresa dopo 4 minuti Licaxio con la traiettoria a giro accarezza il palo, il Fano rientra in campo con la stessa aggressività e lo stesso piglio propositivo del primo tempo. Al 9° splendido triangolo lungo tra Casolla e Licaxio, conclusione ribattuta. Sempre Licaxio al 22° cerca la gloria personale, tiro potente di poco oltre la traversa. Finale generoso e dignitoso delle Fiuggi che colleziona una serie di calci d'angolo pur senza esiti tangibili. Il Fano amministra e al 43° il debuttante Varriale fissa il risultato sul 3-0. Il Fano cala dunque il tris, Fiuggi trasfigurato rispetto all'avvio di stagione, ma ciò non sminuisce i meriti e il livello della prestazione dei Granata, padroni del campo fin dalle prime battute. Destino ineluttabile invece per i laziali imbottiti di giovani. Il mister Romondini ha provato ad impostare la classica gara di attesa e contenimento, ma il banco è saltato troppo presto e l'evidente gap tecnico è emerso poi prepotentemente con il passare dei minuti. Un plauso comunque al tecnico dei termali, sempre pronto a correggere e ad incoraggiare questo gruppo di giovani catapultati in un contesto forse più grande di loro.